cari amici, nuovo appuntamento che riguarda le nostre imprese nel territorio Aurunco, ma specialmente nell'alto casertano, e riguarda il settore dell'agricoltura, del turismo, della ristorazione. Oggi sono stato accolto benissimo presso l'azienda agricola Monte della Torre. E i proprietari sono Alberto e Antonio Marulli. Alberto Marulli è stato un padrone di casa eccezionale. Pensate, questa azienda esiste dal 1600. Quindi andrete a vedere uno spaccato su questi 20 ettari di terreno dedicato all'oliveto. Sono andato anche con l'operatrice, girando con la macchina per i vari tratturi, chiamiamoli così tratturi, dove sono tutte queste piante di oliveto curate in una maniera quasi maniacale, certosina, e ho potuto constatare il personale come lavora con gioia. 12 famiglie lavorano grazie a questa azienda dei fratelli Marulli. Ringrazio ancora Alberto. Chi è che vuole collegarsi poi all'azienda agricola Monte della Torre? Ecco qua, ha scritto di proprio pugno il suo sito www.aziendaagricolamontedellatorre.it, telefono 333 94 40 825, ripeto 333 94 40 825. Veramente una bella realtà a Francolise, nel comune di Francolise, in via Appia. Se la trovate sull'Appia, appena superato la seconda rotonda che porta a Francolise, la trovate sulla sinistra, prima di Sparanise. Una bella realtà, questo casale antichissimo. Bene, buona visione a tutti. Alla prossima. Che si chiama l'azienda agricola Monte della Torre. Pensate, questa azienda è così antica che risale addirittura al 1600. Quindi vedrete in questo filmato oliveti stupendi, la raccolta delle olive, e intervistiamo per voi Alberto Marulli, che è titolare dell'azienda agricola Monte della Torre. Allora, Alberto, ci siamo messi a distanza Covid, quindi adesso la nostra operatrice punterà la telecamera su di te e ti conviene guardare la telecamera. Ecco, ti domando, Alberto, quanti ettari tiene e la vostra azienda agricola? Come è nata questa passione per l'oliveto?
Ma l'azienda nasce più o meno come accennavi circa più di 400 anni fa, 450 così. Qua siamo sulle pendici del vulcano, Alza un po' la voce. di Rocca Montina. E io quando sono nato, fin da bambino, ho visto questi lavori svolgersi nel tempo con varie modalità. Poi nel tempo, nel corso della mia vita, ho compiuto gli studi, quando mi sono laureato in ingegneria meccanica e dovevo scrivere una tesi di laurea e ho detto fra me, ma perché dopo tanti studi ho cominciato a interessare sempre di più, fino a che poi sono diventato insomma abbastanza esperto di questa tecnologia estrattiva, perché per fare l'olio buono. È vero che ci servono dei terreni buoni, però ci serve anche la conoscenza di come deve essere condotta la pianta, di come deve essere potata, di come deve essere raccolta l'oliva e di come deve essere trasformata. La trasformazione non è una cosa dove prendi un secchio d'oliva, lo metti da una parte e poi prendi il fluido, il liquido dall'altra. È una serie di macchine che diventano un processo. E sulla parola processo ci potrebbe essere anni di studi di ingegneria da parlare che adesso non. Abbiamo visto, vedete, questa è una giovane apprendista con la telecamera, ma già se Federica è bravissima, abbiamo visto che la vostra azienda ha raccolto tantissimi attestati, premi che abbiamo poi, fra l'altro, filmato, che valorizzano di più il vostro lavoro. Ecco, qual è la filiera per arrivare a questo oro verde così prezioso per la nostra alimentazione? La filiera è quella che accennavo prima, cioè avere cura di tutti i passaggi che abbiamo accennato in modo sempre più preciso, sempre più puntuale, sempre più attento. Se uno compie tutti questi passaggi nel corretto modo, il risultato non potrà che essere un prodotto che ha quelle caratteristiche di cui la medicina tanto ci raccomanda di consumarlo, però deve avere quelle caratteristiche, perché se non ha quelle caratteristiche diventa una sostanza diversa da quella che può curare Ecco, l'organismo. quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche sono quelle di avere a livello molecolare, a livello chimico, delle sostanze che sono capaci di andare in qualche modo, io sono medico quindi non voglio rischiare, cioè rischio sicuramente di dire qualche stupidaggine nel campo medico, però il concetto è che queste sostanze sono quelle che vanno a curare e che sono capaci di curare le cellule che in qualche modo non stanno più funzionando bene. Come voi ben sapete, questa zona, la Campania Felix, qui ci troviamo, ripetiamo, ancora a Francorise, proprio alle pendici del vulcano di Rocca Mofina, comune in provincia di Caserta, nell'Alto Casertano. Plinio il Vecchio, Cicerone, tutti hanno parlato delle caratteristiche di questo olio così prezioso, no? Usiamo un termine tecnico, le truppe, poi ci spiegherà che cosa significa truppe. Le truppe appena raccolte hanno un valore rigoroso nella raccolta delle truppe. No, le drupe è la parola che in agronomia indica il frutto dell'oliva, cioè l'oliva. Dove c'è un solo nocciolo. Dove c'è un solo, la drupa è, sì, certo, per specificarlo meglio, è un frutto tondeggiante dove c'è un solo nocciolo, non come la pesca che sono due pezzi uniti sempre con un solo nocciolo, è proprio una sola struttura, insomma, tutto intorno al nocciolo. Questo non si scordava che non mi No, ti avevo detto quindi che questo rigore che avete nella raccolta arriva poi fino al frantoio e c'è poi l'imbottigliamento. Come avviene?
Il rigore, ripeto, il rigore noi lo teniamo fin dalla campagna, quindi tutte le lavorazioni dei terreni, tutte le lavorazioni dell'erba, della preparazione, la potatura. Io stesso, avendo studiato ingegneria, non sono un agronomo, quindi anni fa mi sono fatto più di qualche corso di potatura per arrivare a capire che cosa significa la potatura per la pianta. Piano piano, dopo uno si familiarizza, dopo c'è la raccolta. Anni fa, nel tempo, si aspettava che le olive cadessero per terra, ma quell'aspettare significa che l'oliva si matura, mano a mano che si matura sempre di più, quelle sostanze, diciamo, benefiche di cui accennavamo prima, si scompongono e diventano un'altra cosa sul piano chimico nella drupa stessa. Quindi bisogna avere attenzione a cogliere i momenti ottimali, varietà per varietà, però bisogna stare attenti, insomma, bisogna appassionarsi, se no non... Ecco, passione, lavoro, famiglie che lavorano in questa azienda, che portano un reddito a casa, sottolineiamo, c'è grande amore, risale dal 1600, quindi non è la tradizione dello scorso anno, hanno subito anche loro queste problematiche del Covid, ma parliamoci chiaro, quest'oro verde così prezioso che abbiamo in questa azienda, fra l'altro ce lo invidiano tutti quanti. Vogliamo illustrare le caratteristiche di qualche bottiglia, perché ho visto bottiglia verde, bottiglia blu, che cosa significa, perché è importante questo fattore. Insomma, nella terra di Cicerone, il Cicerone che ci ha parlato di questa magnificenza della cucina italiana, e ne dobbiamo dare atto. Ecco, ci illustra queste due caratteristiche delle bottiglie, perché siamo a conclusione dell'intervista. Certo. Diciamo che fondamentalmente il colore dell'etichetta distingue due tipologie di prodotto: quella verde, che può essere usata più per, diciamo, un uso giornaliero più frequente, sempre su tutti i piatti, perché l'olio contenuto nelle nostre bottiglie da una quindicina di varietà di olive, dopo mi siedo io al tavolino e faccio un taglio tra i vari oli per trovare un sapore che, a cominciare da qui, possa piacere a tutti quanti. Le bottiglie di monocultivar per adesso non le faccio, perché diventerebbe troppo estremo e troppo forse copiato da altre regioni che hanno olive diverse di caratteristiche. Invece un olio ben fruttato, profumato, che possa sposarsi bene con gli alimenti, sia crudo che in cottura, penso che sia una cosa più che possa piacere di più a tutti. Quindi la bottiglia verde è questa. La differenza con e questa è per capire, diciamo che per fare questa verde da un quintale d'olive, qui più o meno abbiamo un 10-11% di resa da un quintale d'olive. Invece la bottiglia blu è fatta sotto un regime strettamente biologico, certificato, controllato, però io, quindi meglio di me non lo può controllare nessuno. E non solo è una bottiglia prodotto biologico, ma per fare questa alziamo drasticamente il livello di qualità dell'olio, quindi da un quintale d'olive otteniamo circa un 4-5% di resa. Quindi di meno resa. Meno resa, perché se uno guarda il concetto che si guarda nelle campagne, riempire i serbatoi, si guarda la massa, io invece guardo la qualità. La qualità è ottima di tutte e due, però c'è questa differenza, che diciamo sostanziale. È sostanziale fra le due, ma rispetto a chi vuole, dice non mi ha reso il 20%, il 22%, guarda solo a riempire lo zero, ma quell'olio lì non ha quelle caratteristiche di cui si accennava prima e che potremmo definire poi con un po' di calma, in modo molto più chiaro, sul piano chimico, biologico e via dicendo, per ottenere prodotti che poi come azienda vincano premi, eccetera,
mi piace ricordare ovviamente perché l'ho vinto io, nel 2014 e nel 2018 siamo stati campioni del mondo, insomma. Campioni del mondo, sì. E questa è una notizia importante, campioni del mondo. Ma c'è anche una famosa, che io prima di venire qui mi sono documentato, un libro importantissimo di Luigi Caricato, che viene dalla Valle di Spoleto, se non sbaglio, che ha fatto proprio, ha analizzato tutte le aziende agricole in Italia, che producono olio, e quelle scelte in campagna, siete stata la vostra. A noi sono stati menzionati nel libro, sì, nella pubblicazione. Non è un nome qualsiasi. Alberto, come si fa per acquistare il vostro olio? Lo spedite, lo possono fare per via email, per telefono, per fax, oppure può venire in azienda direttamente? Si può venire in azienda, però basta guardare, siccome c'è il Covid, abbiamo dovuto anche noi sottostare alle regolamentazioni che hanno emanato le autorità. Ve lo do io, guarda, mi sono documentato anche su questo. 338 179 3523. Questo se lo ricorda meglio. Ecco, me lo sono scritto io, è una cosa ed è importante. Si può, insomma, dal vostro sito puoi spedirlo in Italia e anche in varie parti del mondo. È chiaro che la spedizione all'estero costa. Bene, poi metterò io nella scritta il numero di telefono. Alberto, una intervista molto simpatica, franca, spontanea, non preparata. Allora, andate sul sito dell'azienda agricola Monte della Torre, questo te lo ricordo il sito. www.montedellatorre.it. A voi vi saluto, alla prossima, vedrete le immagini bellissime, quanto amore, quanta dedizione ci sta nella coltivazione di questo oliveto, che sono oltre 20 ettari, quindi non è da poco. Alla prossima.
record mondiale che abbiamo